Oggi ricetta gialla, facciamo insieme la mia mimosa colada. Ciao, sono Peperita, oggi la mia torta preferita, quella che da quando sono piccolina è la protagonista delle mie feste di compleanno, la torta mimosa, ma non una versione classica, la faremo direttamente in un'ananas fresca. Venite con me, iniziamo subito a fare la crema pasticcera. Iniziamo subito con il pesare amido e fecola. Mamma mia, la precisione! In un pentolino andiamo a mettere il nostro latte e panna, accendiamo il gas, fuoco medio, e lasciamo che sfiori il bollore. Nel frattempo zucchero negli amidi, uova, solo il tuorlo. Mescolate gli ingredienti e occhio che non rimanga tutto nella frusta, nel caso sbattete un po'. Latte pronto, lo togliamo dal gas e lo versiamo dolcemente sul nostro composto continuando a girare. La crema può essere rimessa sul gas nel momento in cui questa schiumetta che vedete su è completamente sparita. E ora torniamo in cottura. Accendiamo il gas e lasciamo addensare. Continuate sempre a mescolare in modo tale da non far attaccare la crema sul fondo della nostra teglia. La crema è pronta quando erutta come un vulcano. Ed ora in una ciotola di vetro, pellicola a contatto, in frigorifero a raffreddare. Ed ora dedichiamoci al pan di Spagna, ma prima assaggio la crema. Buonissimo. In planetaria, uova intere e zucchero. Rompiamo le uova sempre fuori dalla planetaria in modo tale che evitiamo che possano cadere dei pezzettini di guscio. Come aroma io continuo con la vaniglia, estratto o bacca, quello che preferite. Azioniamo la nostra planetaria al massimo della potenza per almeno 10 minuti. Vogliamo una montata. Nel pan di Spagna non va messo il lievito perché l'agente lievitante è l'aria. Va bene, abbiamo 10 minuti, stop. Il pan di Spagna è pronto e ce ne accorgiamo perché scrive. Adesso aggiungiamo la farina. Aiutatevi con un setaccio, così romperete gli eventuali grumetti di farina. Potete farlo direttamente nella ciotola della planetaria. Spatola dolcemente. La farina tenderà ad andare sulla base della vostra ciotola, quindi mi raccomando con la marisa fino giù. E nel frattempo fate incorporare aria. Stacchiamo lievemente l'impasto dai bordi e lo lasciamo scivolare al centro. Sempre con la marisa livelliamo. Ed ora possiamo andare in forno. Consiglio: i primi 20 minuti di cottura del pan di Spagna sono fondamentali per la lievitazione, quindi non aprite mai il forno. Piuttosto guardate il miracolo avvenire da fuori. Ma prima di infornare va assaggiato. E adesso in forno. E come per magia il nostro pan di Spagna è pronto. E no, non è vero che chi nasce tondo non può morire quadrato, almeno il pan di Spagna sì. È il momento di divertirci e assemblare la nostra torta. Possiamo decidere di farne due e quindi dividerla perfettamente a metà, oppure creare una porzione un po' più grande, come preferite. Noi siamo tanti in casa, quindi la divido in due. Prendete la vostra mezza ananas e iniziate a scavare la polpa. Facendo attenzione a non farvi male, utilizzate un coltello affilato. Prima dai bordi, poi lo tagliate a striscioline, sarà più semplice poi tirarla fuori. Con uno scavino a semisfera da decorazione pulite gli eccessi. Ve lo faccio vedere da vicino. Dolcemente, senza bucare la vostra ananas. Creiamo delle striscioline con il nostro pan di Spagna, possibilmente quasi tutte uguali. Intendevo esattamente così. Metteremo delle striscioline alternate con la farcia. Adesso creiamo la nostra diplomatica unendo la crema pasticcera con la panna montata. Delicatamente con la frusta andiamo a incorporare gli ingredienti. Pan di Spagna che andrà bagnato, possiamo bagnarlo o con una centrifuga della nostra ananas oppure potete utilizzare quello che volete oppure non bagnarla proprio perché il pan di Spagna sarà a contatto con l'ananas fresco, quindi assorbirà il succo. Strisciolina di pan di Spagna
crema diplomatica, qualche tocchetto di ananas, poi ancora crema, qualche tocchetto di ananas e così per tutta l'ananas. Non deve essere bella da vedere ora perché poi la decoriamo. Torta farcita, dedichiamoci alla decorazione. Nel frattempo che facciamo i dadini, vi racconto un aneddoto. Ho avuto la fortuna di vivere con i miei nonni, almeno fino all'età di 15 anni. E per mia nonna io ero il suo preferito per andare a fare la spesa. Decidiamo di andare al mercato del mercoledì che fanno giù nella mia città, che è Bari. A un certo punto l'attenzione di mia nonna viene catturata da un bancone pieno zeppo di ananas. Il gentil signore proprietario della bancarella ha attirato l'attenzione di mia nonna. Mia nonna prende l'ananas, si lascia convincere e gli fa la domanda, "Ye zuccherin", che vuol dire dolce, e il proprietario della bancarella garantisce. Arriviamo a casa, l'ananas era orribile, completamente marrone. Quindi l'indomani, giustamente, nonna decide di tornare al mercato e rivendicare il suo investimento nell'ananas. Ci avviciniamo al banchetto e lui commette l'errore di dirle era buona. Lei tira fuori l'ananas dal carrello, lo apre e urlando "Na, la faccio da mamet", glielo scaraventa in faccia. La settimana dopo aveva 3 ananas regalate in casa. Ricopriamo tutto l'ananas con i nostri tocchetti di pan di Spagna, quanti più potete. Non si deve vedere la crema sotto. Che fame! Non so voi, ma io non vedo l'ora di assaggiarla. Cerchiamo di andare a chiudere tutti i buchi in cui si percepisce un po' di crema. Bagniamo un po' la superficie, dolcemente, facendo cadere proprio delle gocce del nostro centrifugato sul pan di Spagna. La mettiamo su un bel piatto da portata. E voilà, la torta mimosa 2.0 è pronta. La mia torta di compleanno è finita. Io non potevo non mettere dei fiorellini, anche perché è talmente tanto bella, ma anche soprattutto buona. E allora buon compleanno a me per i prossimi 18 compleanni, perché ho sempre solo 18 anni, e buona torta mimosa a tutti. Pepe, sei in onda? Sono in onda? Vabbè, ormai. Va bene, a me non resta che ringraziarvi, grazie per avermi seguita. Cercate tutte le mie ricettine colorate su Kitchen Club, Mimosa Colada. E adesso tocca a voi un piccolo like, un commento, ma soprattutto condividete la mia ricettina e se vi è piaciuta rifatela, taggateci, ho proprio voglia di sapere cosa ne pensate. Io vi aspetto qui su Kitchen Club. Okay. E questo è il momento più alto della mia carriera. Anche l'ultimo credo mio, eh. Vuoi provare col dito? Aspetta tesoro, io sono sempre di base uomo, due cose contemporaneamente non mi vengono sempre bene.